L'architetto, e ripeto, e non mi stancherò di ripetere, la funzione di architetto deve essere esercitata da un uomo che ha tanta cultura da poter capire e guidare tutti gli specialisti. Del resto, questa definizione è vecchia come il mondo, perché io l'ho trovata una volta, e non mi ricordo più in quale libro, e parlava di Pitides, se non mi sbaglio. Costruttore del mausoleo di Alicarnasso, il quale diceva: l'architetto deve avere una tale cultura da sopravanzare in ogni campo tutti gli specialisti. Questo è vero, eh? Questo è vero. Ed è così, perché l'architetto si trova alle prese con il tecnico, con l'ingegnere. L'ingegnere dice: a me qui, in questo punto è necessario, e comincia a raccontare delle cose vere o non vere, è necessario creare una struttura che, supponiamo, all'aspetto è grossolana, è pesante, antipatica, è brutta. L'architetto deve capirlo il discorso dell'ingegnere e obbligarlo a modificarlo. Ma per obbligarlo a modificarlo lo deve capire. L'architetto è il super direttore d'orchestra. Se mi è permesso raccontare un episodio, lo racconto, semmai lo leva. Una volta ho assistito a una prova di Toscanini a Milano, finita la guerra. A Milano avevano dato una serie di concerti, tutte le sinfonie di Beethoven dirette da Toscanini. E siccome un mio cugino era violoncello dell'orchestra di Toscanini, mi ha invitato alle prove. E ho assistito a una scena che ricorderò finché vivo. Una certa tromba aveva fatto una certa nota e Toscanini ha fermato tutti: più forte, e quello si sforzava, più forte, e quello si sforzava, ma non raggiungeva. Allora hanno cominciato a dirsi delle insolenze, perché Toscanini era molto, molto vivace. E urla da una parte e dall'altra, fintanto che Toscanini si è imposta, ha detto: io so che tu devi poter fare più forte. E quello ha fatto la nota più forte. Ma se Toscanini avesse chiesto l'impossibile, non poteva dire: io so che tu puoi fare più forte. E così deve essere l'architetto nei confronti dell'ingegnere, nei confronti di colui che fa il condizionamento, che tende per sua naturale cosa, voler sempre tutte le comodità di quello che vuole gli ascensori, che tende a metterne tanti perché magari è il rappresentante di una ditta di ascensori, e così via. Da queste cose che le dico, che sono tutte cose vissute da me, o vissute insieme a colleghi, o vissute da soli, lei capisce quanto è complesso, difficile e serio il mestiere di architetto. Enorme. Però quanta preparazione tecnica c'è alla base del buon architetto.